Ciao a tutti, bacioni enormi dalla vostra amica. Allora, altro video, altra settimana passata e quest'altra che appunto è iniziata, è Play With Me, se non sbaglio è il 9, e questa settimana andiamo dal 26 febbraio fino al 4 marzo, che ho cancellato, l'avevo sotto matita perché tanto poi lo faccio a penna, e niente, appunto, perché andiamo in marzo, anche se qua a Bergamo fa un freddo glaciale che, come avete visto, vi ho tampinato anche su Instagram con tutte le foto qua che ha nevicato, e insomma fa un freddo proprio glaciale, fa niente, però siccome la mia copertina qua di marzo che avevo fatto io, il mio divisorio, è tutto bello già primavera, allora questa settimana ho detto, nonostante sto freddo, diamoci una calmata noi, dato che il tepore primaverile non ha ancora voglia di venire, vabbè che siamo ancora a febbraio, che okay, ormai è finito diciamo, però d'altronde il freddo è quello, ho detto andiamo di farfalle e cose un pochino colorate, dai. Ci sta, ecco, questa neve ci sta. Allora, aspettate che vado a togliere. Allora, questo foglio che è il tre giorni finali del nostro febbraio. E poi andiamo a prendere, questo qua è il mio divisorio di marzo. Poi qua c'è un foglio vuoto. Sapete che io ogni tanto lascio i fogli vuoti. Io ci ho attaccato questa petta sempre disegnata da me. Washi tape di AliExpress attaccati con le farfalle, questo grosso e questo più piccolo, vabbè. E andiamo a togliere anche questi due che andranno a finire appunto i giorni della settimana di questa. Chiudiamo un attimo l'agenda e andiamo a preparare tutto il nostro solito tran tram della nostra decorazione. Poi dopo vi faccio vedere, spero di ricordarmi anche quello della settimana scorsa che ho aggiunto qualcosina, ma niente di che così forte. Allora, ho scelto questi due washi, sì, diversi, perché su questa pagina dove finisce il febbraio metto questo e poi sull'altra andrò a mettere questo qua un pochino più chiaro, sempre tutto farfalloso. Allora, prima di tutto andiamo a mettere questo qua, che chi mi segue sa che mi è arrivato sempre da AliExpress, sono questi qua così tutti belli decorosi, tutti quelli proprio quelli disegnati, sapete che ormai li prendo tutti da AliExpress e chi è cartopazzo fa come me, acquista su AliExpress queste cose perché si trovano solo lì a poco prezzo. Poi facciamo così e facciamo tutto questo bel blu qua così un po' acceso, però dai, carino, con le farfalline. Allora, aspettate così, ok, e dopo andiamo a tagliare. Allora, con questo abbiamo terminato. Adesso andiamo a tagliare l'eccesso appunto del nostro washi. Ok. E ok. No, ok, niente, aspettate che c'è ancora uno. Ecco. E questo possiamo già forarli, così almeno sono a posto. Sono appunto, e andiamo a segnarci già i giorni su questo. E poi 27 e adesso andiamo a fare giovedì, venerdì, sabato e domenica. Aspettate che spostiamo qua questo e prendiamo un altro washi. Ok, aspettate che lo apriamo. Anche questo qua tutto farfalloso, però un pochino più tenue come colori chiari, colori pastello. Questo bel verdino di sfondo e tutte queste farfalline qua un po' colorate. E ce lo mettiamo così. Aspettate, spostiamo un attimo così lo mettiamo anche di qua. Okay.
e poi qua. Eccoci. Ok, e anche col wash abbiamo finito. Adesso anche qua tagliamo tutto l'ambaradan senza tagliare la carta come il mio solito. Ogni tanto gli do qualche sforbiciata anche là, al foglio. Allora, così, così. Ok, tagliato l'eccesso anche di questo. Andiamo a forare anche questi altri due nostri fogli. E anche di qua quest'altro. Eccoci qua. Anche qua abbiamo fatto. Accantoniamo la foratrice. E appunto adesso iniziamo con quello che è il nostro marzo. È il giovedì, sì. Ho messo lo 01, però non mi piace, facciamo solo 2. Dopo cancellerò. E poi e 4 domenica. Ok. Poi vabbè, qua già che ci siamo. Allora, aspettate, prima di scrivere qualcos'altro, questi sono appunto i nostri 3 fogli. Aspettate, ho detto che cancellavo perché non mi piace, infatti. Vado a cancellare. Sì, il mio me lo permette. Ok. Eccoci. Se la lasciamo aperta. E poi io ho preparato queste 2 farfalle disegnate da me sempre su fogliettini di carta dello schizza strappa e poi andrò a attaccarci anche altri sticker giusto per decorare tutto un po'. Allora, questa avevo pensato di metterla così. Allora, prendiamo la nostra colla. Oppure farla scendere anche un pochino qua, sì, dai, facciamo così. Tanto ci sta, ho visto che ci sta, perciò pensavo, essendo un po' grandino, ho detto vediamo come metterle, se su più giorni oppure su uno, ma ci sta perché qua c'è la parte grande. Mettiamo la nostra colla bene 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 e andiamo a attaccare la farfallina qua. C'è il mio cane che mangia le crocchette, se sentite. Amore. Ecco. E poi quest'altra farfallina andiamo ad attaccarla. Allora, aspettate. Qua, vicino. Cioè vicino, sì, dai, facciamo. Non si sta proprio sulla domenica. Io volevo metterla un po'. Infatti vedete che ho canato già a scrivere lì. Facciamo così, la metto così, poi scrivo di qua dopo. Aspettate, facciamo una bella cosa, cancelliamo e poi questo sbianchetto adesso fa schifo dopo un po' che li usi. Intanto devo coprirlo con la farfalla. Andiamo, questa l'ho attaccata giusto, sì, un po' così, e questa la mettiamo lì tra il sabato e la domenica. La mettiamo così, ecco. Mettiamoci ancora un po' di colla. Così, ecco. Poi ci riscriviamo qua, dai. 4. Eccoci qua. Come disegni ho fatto questi e adesso andiamo, prima di tutto vabbè, il mio solito
Routine, per forza. Andiamo a finire la nostra decorazione con i nostri sticker, che adesso vi faccio vedere quelli che metterò. E poi vabbè, qua sempre, questa è la mia domenica di relax esplorato. Andiamo a colorare. Aspettate che li metto sopra qua. Ho scelto il blu perché comunque in questo washi c'è la blu qua. Questo ok, non c'entra, però ho continuato tutto fino al 4 con l'azzurrino e la stabilo, questa blu. Ok, poi vabbè, qua metteremo il video agenda. Ok. Dai, poi vedremo durante la settimana. Non so ancora quando andrò da Tiger, una sera di questo, martedì o mercoledì. Vediamo, lo scriverò poi appunto quando ci andrò. Poi domenica si vota anche, si va a votare. Ricordiamoci, molto importante. E poi adesso andiamo ad attaccare. Allora, i nostri sticker. Ho scelto questi che ho preso tempo fa da Lidl, di quel pacchettino da 10 che costavano 50 centesimi, forse anche adesso non mi ricordo bene. E vado comunque ad attaccarne un pochino qua e là, dato che siamo in tema farfalle. Qua siamo con l'azzurro e il blu, mettiamola azzurra. Poi mettiamo un'azzurrina anche qua così. E poi qui abbiamo le pagine dove c'è il lilla e il rosa. Andiamo a sparafresciare queste tutte rosa. Ci assomiglia un po'. E volevi, no? Sono bellissime. Poi sì, vabbè, cambiamo anche colori, che non è che. Qua ce ne sta un'altra azzurrina. Qua sotto. E poi facciamo così, poi sì, comunque richiama, c'è qualcosina di arancio anche in queste qua. Ah sì, spariamole queste farfalle che sono meravigliose. Facciamo qua così che va. Così le attacchiamo tutte. Poi sì, ci sto comunque a scrivere, non è un problema. Se si stacca anche questo, forse ok, ce la possiamo fare. Poi ci sono le ultime due piccine, questa giallina, e le abbiamo attaccate tutte. Dai, sì, tante farfalle. Ok, e io penso che per questa settimana possa andare così tutta farfallosa. Aspettate che adesso rimettiamo le pagine nella mia agenda. Aspettiamo un attimo che, ok, questo che è la fine di febbraio va qua. Poi c'è il divisorio di marzo e poi ci mettiamo appunto i 4 giorni della settimana, che siamo a marzo. Poi pian piano, allora, durante la settimana scriverò dove vado, cosa faccio, i video che metto. Adesso non sto qua, che comunque gli impegni si mettono anche man mano. Questa qua è la settimana scorsa, qualcosina ho aggiunto. Poi vabbè, si inizia appunto così con la fine di febbraio, poi marzo. Abbiamo iniziato un altro mese insieme alla vostra Nika. Adesso vado a fare i saluti. Aspettate, eh? Ok. Allora, Jasmine Di Matteo, ciao. Nella, ciao. Clotilde, ciao. Simona Cucumazzo, ciao.
Sofia Giordana, ciao. Sara Cat 06, ciao. Yasmin, ciao. Francesca Antonetti, ciao. Ginnastica Ritmica, ciao. Joe e Miki, ciao. Marta e la sua mamma Rosanna, ciao tutte e due. You and Me Sister, ciao. Nicole 2008, Nicole, ciao. La Sabri My Life, che è il suo compleanno è il 5 marzo. Però magari riesco anche lunedì prossimo. Ti faccio gli auguri adesso, poi ti risegno e ti saluterò lunedì prossimo, che appunto è il 5, così ti faccio anche gli auguri lo stesso giorno. Comunque intanto auguroni in anticipo. Poi Sabrina Studio, ciao. Angelica Gallucci, ciao. Fiore, ciao. Sofia Gamer, ciao. Nicole 2008, Nicole, ciao. Fantasy Scrap 78, ciao. Noemi, ciao. Sharon Pessina, ciao. Giada, ciao. Anna, ciao. E Noemi Tuccillo 06, ciao. Un bacione a tutti. Se ho dimenticato qualcuno, solito discorso, riscrivetemelo, vi riscriverò, vi saluterò ogni lunedì, sapete, dovete saperlo ormai. Tenete una mente che faccio i saluti, e se non siete in questo lunedì sarete nel prossimo. Bacioni, ciao dalla Nica, buona settimana a tutti.